A che ora lo trasmettono? Alle 7:30, credo. Questo è il prepartito. Secondo te chi lancia stasera? È te, antilanciatore. Quel cavolo di cubano. Scaglia certi bolidi. Non vorrei trovarmelo di fronte. Con chi giochiamo stasera? Con gli Yankees? Sì. Te la immagini, una palla che ti viene addosso a 140 km all'ora? John, arrivo. Come un missile. Se ti colpisce un braccio, sì, lo fa. Andiamo. Il cubano non solo lancia forte, ma riesce anche ad andare in base. Se stasera va in prima base, se ci va due volte, ti vernicio il portico. La prendo io. Scusate, è che sono troppo forte. Lo sai, Dave, deve essere proprio così. Ehi, sapete cosa sarebbe bello? Cosa? Guidare una macchina. Insomma, fare un giro qui intorno. Ah, sì? Qualcuno le avrà lasciate le chiavi in macchina. Se rubo una macchina, mio padre mi ammazza. Chi ha detto di rubare solo un giretto? Te la fai sotto anche a scrivere il tuo nome? Visto? Ci resterà per sempre. Anch'io. Per sempre. State un po' a sentire, mocciosi. Pensate di poter rovinare la proprietà del comune? Eh? Venite qui. Qui ho detto. Lo pensate? No, signore. No, signore. No. No, e poi? Signore. Tu sei il duro del gruppo, eh? Siete un branco di teppisti, eh? Abitate in zona? Io lì. E tu? In quelle case là. E tu dove abiti, ragazzo? In Rester Street. Tua madre è in casa? Dovremmo andare a dirle cosa stava facendo quel teppistello di suo figlio. Sali. Ti ho detto di salire. Voi andate a dire alle vostre madri quello che avete combinato. E guai a voi, stronzetti, se vi ritrovo a rovinarmi i marciapiedi.
Come sarebbero caricato Dave in macchina? Chi l'ha caricato? Il poliziotto, ci aveva il distintivo. Come sì. Sapete che era un poliziotto? C'era scritto qualcosa sul distintivo? No, niente. E aveva un uniforme, quella che portano tutti i poliziotti. No, però si è portato via Dave. E voi che cosa stavate facendo? Perché vi hanno fermati? Stavamo scrivendo sul cemento e allora lui... Scrivevate sul cemento e giocavate a hockey e hanno portato via Dave. Da così. Sì. Non mi convince, andiamo a vedere. Sì, andiamo. È una brutta cosa, papà. Lo hai visto? Hanno approfittato di lui, secondo me. Cristo santo. Accompagno, signora, venga. Sì, grazie. Hai fatto delle buone battute oggi. Papà, non l'ho mai presa. Però lo stile c'era. È quello che conta. Non sarò mai un buon giocatore. Ehi, tu sei figlio mio, di Dave Boyle, campione della squadra della Trinity High School dal 78 all'82. Diventerai un grande giocatore. Ehi, lo vedi quel tombino laggiù? Sì? Io giocavo qui quando ero piccolo. Quel tombino si ingoiava tutte le nostre palle. Da baseball, da hockey, pallette di gomma. Se si riuscisse a levare quel coperchio, si troverebbero migliaia di palle. Davvero? Proviamoci. Magari domani. Adesso andiamo a casa, se no la mamma sta in pensiero.